Una giornata di sport, di divertimento e anche una petizione per richiedere una pista ciclabile in Via Leone Leoni soprattutto per i ragazzi del liceo scientifico che sono tantissimi. Perché serve una pista ciclabile proprio in questa parte della città? Beh, diciamo innanzitutto perché siamo una scuola che vede al suo interno quasi 1200 studenti, i quali già adesso usano abbastanza la bici, ma potrebbero usarla di più se ci fossero condizioni di sicurezza adeguate. E poi abbiamo 120 insegnanti, personale ATA, che altrettanto insomma, desiderio di utilizzare questo mezzo sicuramente più ecologico. È anche più sicuro una volta però che ci sono le condizioni adeguate. In fondo siamo abbastanza vicini alla pista ciclabile che arriva sino a Porta Buia, si tratta di poche centinaia di metri e siamo sicuri che il comune prenderà atto e ascolterà con attenzione la richiesta che viene, diciamo, da parte nostra, ma crediamo anche da parte di tante famiglie, amici che ritengono importante che già i ragazzi abbiano una percezione diversa del loro rapporto con il territorio. La giornata è quella del 30 settembre, domenica prossima, per noi è una giornata che ha anche un valore di identità della scuola, di appartenenza, l'abbiamo già fatta lo scorso anno ed è sul tema del diritto allo studio e fu un bel successo perché avevamo centinaia e centinaia di persone. E quest'anno speriamo che il tempo ci possa aiutare per poter replicare altrettanto questa manifestazione. Vorrei dire un'esigenza allargata non soltanto agli studenti, ma ripeto anche ai nostri docenti, al nostro personale, alle persone che vengono a scuola per i più vari motivi, insomma, perché in città credo che fin quanto è possibile riuscire a privilegiare il mezzo della bicicletta sia un grosso vantaggio per tutti in termini di sicurezza, di inquinamento, di spazi occupati e anche per rendere la nostra città, che è così bella, ancora più accogliente, perché nessuna città regge all'impatto di tante macchine parcheggiate in disordine o di ingorghi infiniti. Quindi tutti in sella domenica mattina? Tutto in sella domenica mattina alle 9:30, ci vediamo qui al Liceo Redi, faremo un percorso cittadino che attraversa un po' tutta la nostra città, passeremo anche attraverso la vecchia sede, molti aretini penso se lo ricorderanno, di via Schiaparelli dove una volta c'era una sede staccata del nostro liceo scientifico-linguistico e concluderemo poi a Parco di Villa Severi in via Francesco Redi, quindi c'è questo nome che ci accompagna per tutto l'iter del nostro viaggio.